prenderà il via domenica 8 novembre il torneo di volley misto che vedrà protagonisti i genitori degli studenti che frequentano le scuole elementari e medie di Fano. Il torneo, sostenuto dall'assessorato allo sport, dall'Avis e dal Centro Sportivo Italiano di Fano, si svolgerà nella palestra dell'Istituto Filippo Montesi e proseguirà per tutto l'inverno fino al mese di aprile. Non ci credevo quando ho cominciato, però effettivamente sta avendo un discreto successo. Anno dopo anno aumentano le squadre, cioè le classi delle scuole che vogliono partecipare. Il tutto avverrà rispettando le regole del tifo sano, sportivo ed educato, dove i bambini sosterranno la loro classe rappresentata dalle mamme e dai papà. Il ricavato ottenuto dall'iscrizione al netto delle spese organizzative sarà devoluto alla scuola primaria Filippo Montesi di Sant'Orso. Quello che si fa, che noi genitori facciamo, lo facciamo proprio per far divertire i nostri figli, che poi sono il fulcro di tutta l'attività nostra quotidiana, perciò averli lì come tifosi e vedere loro, i propri genitori giocare, che magari quando torni a casa sei sempre impegnato, stanco, stressato dal lavoro, non hai modo di giocare con loro o essere partecipe un po' della loro vita, noi così. Dico sempre, io entriamo a piccoli passi, in modo silenzioso, nel loro mondo scolastico e giocando a pallavolo ci sfidiamo e loro inneggiano per noi, per la loro classe e si divertono. È ancora possibile iscriversi? Decisamente, fino al 30 ottobre sono aperte le iscrizioni, anzi invito tutte le scuole un attimino a prendere visione della cosa, a organizzarsi, e le classi, o meglio i genitori delle classi, si possono iscrivere tranquillamente contattandomi.